Welcome, io sono Pierre e ti do il benvenuto in questa penultima guida sui regali di Natale. Questa è una guida un pochino particolare come già quella che avevo fatto sul benessere, le coccole, roba del genere, perché qua ho raggruppato varie idee che possono essere sempre fatte a diverse persone. Volevo andare un po' sui regali sostenibili, sui regali per i minimalisti. Quindi qua ho raggruppato un po' varie idee e cercherò per ogni idea magari di dare varie opzioni, perché non riuscivo a fare una guida solo per i minimalisti, perché ovviamente ognuno è minimalista a modo suo, non riuscivo a fare una guida solo per l'essere sostenibile, perché comunque sia alla fine sono sempre i soliti prodotti, e quindi ho voluto un po' raggruppare tutto qua. Ecco, un po' non è un guazzabuglio, ma poco ci manca. Ma prima di incominciare ti dico, come nelle altre guide, che la maggioranza dei prodotti, non tutti ma quasi, che ti mostrerò sono affiliati con Amazon, quindi qua sotto in descrizione troverai l'elenco con tutti i link che ti porteranno sul prodotto che ti interessa. Se ti acquisterai attraverso quel prodotto, il prezzo non ti cambierà, ma Amazon riconoscerà a me una piccola percentuale sulla vendita che io reinvestirò in questo canale. Iniziamo subito con il primo regalo. Ho preso dei libri, possono essere versione cartacea, come ti mostrerò, o versione Kindle o comunque sia digitale. Di solito quelli digitali, in formato digitale, costano meno, perché comunque sia non c'è tutta la parte di produzione, della lavorazione della carta, tutto un po', quindi si risparmia anche. E però non tutti, ad esempio io dovessi ricevere un libro digitale non saprei, forse dal computer posso. I primi libri, un libro di cucina. E questo qua è il libro di Carlotta Perego, di Cucina Botanica, ed è il regalo che mi sono fatto l'anno scorso a Natale. Non ho ancora avuto modo di prendere ispirazione da questo libro, però quando l'ho visto, io seguo lei sul canale YouTube, quindi ti lascerò anche in descrizione il link al suo canale se per caso non la conosci, ma dubito perché ha superato le 400.000 persone. Lei tratta di cucina vegetale, quindi questo libro è adatto secondo me a tutti, soprattutto a quelli che vogliono approcciarsi un po' all'essere vegano, però può essere anche un'ottima idea semplicemente così da variare un po', perché ti dà delle ottime ricette facili, che non ci sono ingredienti poi tanto particolari, la maggioranza sono tutti ingredienti che si trovano comunemente, e si può prendere spunto appunto delle ricette per tutti i giorni, quindi da integrare alla nostra normale dieta. Questo è un libro che consiglio, è dell'anno scorso, io ti metterò comunque il link in descrizione, ma quest'anno è uscita con il nuovo libro che mi piace ancora di più e che magari più avanti prenderò, perché ho già sforato un po' il mio budget, però ti metto il link in descrizione anche del nuovo libro. Io te lo straconsiglio perché questo è un libro appunto che si approccia alla cucina vegana, però ti dà anche degli suggerimenti per organizzare al meglio la spesa e il menu settimanale. Quindi è davvero fatto bene, ci sono delle bellissime fotografie. Io non so se segui appunto i suoi video, ma lei è estremamente rilassante, è piacevole da guardare. Stavo guardando un attimo il menu iniziale per dirti com'è suddiviso. Allora, innanzitutto si racconta un po', perché è questo qua è il suo primo libro, quindi si presenta. Poi spiega i benefici del mangiare vegetale, quindi della cucina vegana. Parla degli ingredienti, anche un po' dei valori nutrizionali, delle varie proprietà che hanno, e poi inizia con le ricette base e poi ha diviso in base alla stagione, quindi primavera, estate, autunno, inverno, proprio perché
più corretto comprare, soprattutto visto che qua si tratta prevalentemente di frutta e verdura, acquistarla di stagione. Mentre il secondo libro, che anche questo mi sono comprato, non mi ricordo, l'anno scorso sicuro, ma non mi ricordo, no, quest'anno, inizio di quest'anno l'ho acquistato e si tratta di Un nuovo mondo di Eckhart Tolle. Questo qua è sulla crescita personale. Quindi se conosci qualcuno che ama, diciamo, migliorarsi, ma comunque sia conoscersi, questo qua è un libro che consiglio tantissimo, ma soprattutto tutti i libri di Eckhart Tolle. Difatti ti lascerò in descrizione anche gli altri suoi libri. Questo mi ha aiutato molto a conoscermi, a cambiare un pochino, a pensarla diversamente. È un libro facile da leggere. Io ci ho dedicato pochi spazi durante la giornata, appena avevo un attimo libero mi ci mettevo a leggere. D'altro canto è un libro comunque sia che quando leggi devi leggere, cioè devi essere concentrato, non puoi permetterti di lasciare andare la mente altrove perché altrimenti non capisci niente, ti perdi. Quindi è un libro da leggere con tranquillità. Ci ho messo all'incirca un mese, forse neanche. Sono 255 pagine, ma davvero è spettacolare. Questa tipologia di libri è diversa assolutamente da un libro di cucina, perché un libro di cucina, anche se una persona cucina o no, comunque sia, basta aprirlo, vedere la ricetta, prendere gli ingredienti e farla e finisce lì. Poi può piacere il risultato, come non può piacere, perché siamo tutti diversi. Questa tipologia di libro, secondo me, quindi sulla crescita personale, ogni individuo la prende diversamente, secondo me. Almeno io personalmente l'ho trovato illuminante, ma dall'altra parte ci sono stati dei momenti che proprio mi ha quasi fatto crollare, ma perché ti porta a riflettere talmente tanto, a lavorare su te stesso, che è un po' lo scopo di questa categoria di libri, a mio avviso. Poi c'è chi reputa queste cose un po' delle stupidaggini, c'è chi magari avendo già lavorato tanto su se stesso, avendo delle altre basi o quant'altro, percepisce tutto in modo un pochino più diverso. Quindi lì bisogna un po' conoscere la persona. Lo consiglio soprattutto se c'è qualche persona che non, diciamo che emotivamente o comunque in sé in generale non si sente bene o gli sembra che la vita gli stia un po' sfuggendo di mano. Però è comunque sia un libro da regalare a chi vuole migliorarsi, perché altrimenti si sa già che finisce nella libreria insieme a tutti gli altri a prendere polvere. Ovviamente ho cercato anche qualcosa legato ai bambini. Questo libro non ce l'ho fisicamente, ma io l'ho fatto acquistare alla mia biblioteca comunale. Mi collego anche un attimo al fatto che ci sono alcune biblioteche nelle quali si può fare un tesseramento, qualcosa del genere. La nostra no, è una biblioteca comunale libera, basta registrarsi con i propri dati e si può prendere gratuitamente qualsiasi tipo di libro. Però se conosci qualche persona che ama leggere, si può sempre, o oltre a regalare una carta regalo di qualche libreria in modo che si acquista personalmente il libro che gli interessa, o altrimenti fargli questo tesseramento in modo che quando ha la possibilità può andare in biblioteca a prendere un qualsiasi tipo di libro, perché hai una vasta scelta. Forse la carta regalo è un pochino più limitata, perché magari ti puoi acquistare qualche libro o puoi avere uno sconto su qualche libro, invece la tessera per la biblioteca è un mondo praticamente. Io appunto questo libro qua, che
Storie della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie. L'ho fatto acquistare perché quando l'ho visto proprio sono rimasto stupito. E anche sfogliarlo è bello, sono 100 storie ma brevi. Anche qua ti aiutano a far riflettere, secondo me, anche il bambino. E parlo in generale perché secondo me son libri, non c'è solo questo, ti lascio magari anche tutti gli altri libri, sempre delle storie della buonanotte, perché sono libri che ti aiutano a far riflettere, ma proprio il bambino secondo me ascoltandole cresce con un'altra visione del mondo e ne abbiamo davvero bisogno. Quando ho letto la storia su Coco Chanel mi ha emozionato lo stesso perché dimostra come sono riuscite a realizzarsi nella vita, ad affrontare anche momenti un po' più particolari. Comunque sia è molto generico, non entro mai nel dettaglio. Parte libri mi sembra più o meno random di aver raccontato tutto, sarà proprio una guida particolare questa. Secondo tipo di regalo, questo qua riguarda più un mondo, lo zero waste, ossia zero spazzatura, zero sprechi. Questa parte non riguarda Amazon, su Amazon ovviamente si trova tutto, ma io ho preferito dare un'occhiata ad Etsy. Etsy è un sito di artigiani, comunque sia produttori locali, che fanno dei, in questo caso, prodotti. Io ho cercato semplicemente zero waste, ma puoi anche cercare oggetti da collezione, dei giocattoli, qualsiasi cosa, è tutto realizzato a mano e si trova della roba davvero bella. Io l'anno scorso, mi sembra, per un compleanno avevo acquistato una sacca sportiva, però era impermeabile e il disegno era realizzato a mano e riguardava, mi sfugge il nome. Quando mi è arrivata sono rimasto sbalordito perché era rifinita perfettamente nei minimi dettagli e non sembrava quasi realizzata a mano, sembrava di quelle che si trovano in commercio, della grande distribuzione che viene stampata, invece era tutta disegnata a mano, perfetta proprio. Mi è piaciuta tanto, alla persona alla quale l'ho regalata è piaciuta tanto. In questo caso invece sono rimasto su prodotti zero waste perché comunque sia secondo me sono molto universali, nel senso lì si può regalare anche a chi non utilizza già questi prodotti proprio per fargli conoscere un qualcosa di nuovo, perché non si sa mai, magari gli può piacere e iniziare ad acquistarselo. Si può trovare un po' di tutto, quindi ci sono gli imballaggi in cera d'api, quindi quei fogli in cera d'api che serve per avvolgere gli alimenti. Si può trovare il sapone, ovviamente tutte le varie saponette, ma si possono trovare anche spugne lavabili, c'è il rasoio, quello che praticamente ha la lama eterna, dicono che è molto tagliente, però comunque sia dura di più nel tempo. Ci sono i fazzoletti lavabili, ci sono i sacchetti, quelli per gli alimenti, oltre alle reti anche proprio i sacchetti di stoffa dove si può tenere il pane, ci sono volendo anche i segnalibri, tutte cose prodotte in modo sostenibile, vegano, fatte a mano, pezzi unici, alcuni credo che si possono già anche personalizzare, volendo si possono trovare già delle box con vari prodotti, quindi ti arriva già la scatola completa, la puoi solo fasciare e regalare. E secondo me ne vale la pena. Io ti lascio il link del sito, proprio della pagina dove io ho fatto la ricerca, ma ti lascerò anche il link del sito base, in modo che te, se vuoi, ci dai un'occhiata. E ci sono gioielli, accessori, abbigliamento e calzature, casa e arredi, feste, matrimoni in generale, giocattoli, intrattenimento, arte, oggetti da collezione,
materiali per creare e attrezzatura, anche quella che serve per i lavoretti, e il vintage. Quindi sono tutte categorie di prodotti realizzati a mano che ti possono permettere di realizzare te prodotti a mano. Il terzo regalo che ho scelto, ed è un regalo che farò, che ho qua, ti lascerò poi però il video che ho registrato dove ti faccio vedere tutto, perché adesso non mi metto ad aprirlo, ma è questo kit ortaggi stravaganti. È una scatolina particolare. Il kit contiene una bustina di semi di carota viola Purple Dragon, una bustina di semi di zucchine gialle Golden Zucchini, una bustina di semi di cavoletti di Bruxelles rossi, Red Bull, una bustina di semi di pomodori striati, Tigerella, poi hanno tutti i nomi inglesi, una bustina di bietole svizzere multicolore, Charred Bright Lights, 5 segnapianta, che sono gli steccolini in legno dove puoi scriverci il nome in modo che non ti confondi, 5 vasetti in cocco per la prima semina, e ti danno anche 5 blocchi di cocco che si espandono a contatto con l'acqua, e basta. Poi c'è, vabbè, il libretto di spiegazioni all'interno. E questo è un kit davvero carino. Semplicemente te riempi i vasetti con i semini, e poi penso che una volta che hai i piantini basta trapiantarli. Andrebbero trapiantati ovviamente nell'orto, però io anni fa avevo fatto l'orto in vaso. Le carote, quelle normali, non queste qua viola, mi erano cresciute comunque, ma erano rimaste un po' tipo le carote baby. Quindi ti consiglio, se lo vuoi fare, di prendere dei vasi grandi, ma soprattutto belli profondi, in modo che la carota riesca a crescere in profondità. Altrimenti l'orto. Questo kit lo regalerò a una persona che conosco che fa l'orto. Non ho letto date di scadenza, i semi sono tutti sigillati in buste tipo sottovuoto, comunque sia, che durano nel tempo, quindi penso che duri tutto fino a primavera. L'ho voluto prendere proprio perché è una cosa diversa dal solito, particolare. Ci sono, io ti lascio il link di questo, ma ci sono anche altri vari prodotti. Adesso vedo qua, c'è i fiori commestibili, ci sono un set di 6 varietà di pomodori, se a qualcuno possono piacere i pomodori, non è male, c'è la coltivazione per il peperoncino piccante, avevo visto che c'era anche la parte di tipo bonsai, ci sono diversi tipi di kit. Tutte cose un po' insolite, un po' diverse dal normale, e secondo me questo è un kit che può essere regalato un po' a tutti, secondo me anche a dei bambini, perché avendo i vasetti piccoli segue passo passo dalla semina fino a quando non si ha proprio la verdura, in questo caso pronta, la crescita, quindi vede man mano il seme germogliare, il piantino. È una cosa davvero bella e secondo me per un bambino anche emozionante, quindi questo è un regalo molto adatto a tutti. Il quarto regalo è una lunch box che io ho acquistato, ti lascio il video, non ce l'ho qua perché è un regalo che voleva far mia mamma, e quindi io l'ho acquistato e gliel'ho consegnato proprio oggi, quindi non ce l'ho materialmente, però secondo me è molto utile. Questo in particolare è uno scaldavivande, quindi non è tanto grande, è prevalentemente plastica purtroppo, sopra ha un piccolo contenitore nel quale c'è anche un cucchiaino sempre in plastica, ma volendo si può mettere una posata, due posate, volendo ci dovrebbero stare, non ho fatto la prova ma credo di sì. Ha anche la maniglia, quindi è facile da trasportare, ha la chiusura ermetica, all'interno ha una ciotola, mettiamola così, un contenitore in acciaio inossidabile, quindi
non trattiene gli odori, i vari gusti, mettiamola così, si può variare sempre col tipo di alimento dopo ogni lavaggio. E poi ha la parte sotto, che è quella che permette di riscaldare il pasto che c'è all'interno. Ha anche un contenitore di plastica più piccolo dentro, dove c'è raffigurata della frutta, perché loro lo pensano appunto per una macedonia o comunque un frutto, ma quello credo che non sia scaldabile quando si aziona lo scaldavivante. Il bello di questo è anche che, oltre a poter essere alimentato tramite la classica presa corrente, ha anche la spina per, come si chiama, l'accendisigari, comunque l'accendino dell'auto o comunque di qualche altro mezzo di trasporto, in modo che si può portare anche per qualche uscita fuori porta. Ripeto, non è grande, quindi è più per, secondo me, massimo due persone, se uno decide magari di fare un piatto di pasta, magari per due persone ci sta anche. Questo qua nello specifico è da 1500 ml. Quello che apprezzo è proprio il fatto che tu puoi mettere un qualsiasi pasto all'interno, portartelo, scaldartelo meno, perché non è obbligatorio scaldarlo, lo puoi usare semplicemente come contenitore, e evita di iniziare a utilizzare tanto plastica, carta, involucri vari, contenitori qui, contenitori là, poi magari ti vincola sul tipo di pasto che ti puoi portare fuori casa. Quindi secondo me è davvero carina come idea. Ci sono vari modelli, vari colori. Questo che ho preso io è bianco e grigio, ma c'è anche bianco e blu e bianco e verde. Poi, girando ovviamente su Amazon, se ne trovano anche di altri modelli o altri colori. Per i bambini invece, visto che questo qua è un po' più universale, ma io ho pensato anche un qualcosa per i bambini, è il set merenda porta pranzo. Anche questo è tutta plastica, però essendo per i bambini, diciamo che per forza di cose dura meno nel tempo, perché poi un bambino cresce e non userà mai questi prodotti, e prendergli già uno scaldavivando, comunque una lunchbox troppo seriosa, secondo me no, è meglio andare per gradi. Magari da quando è adolescente in poi sì, ma quando è piccolo io preferirei rimanere su un qualcosa un po' più adatto a lui o a lei. E in questo caso ho trovato questo set appunto di tazza, bottiglia e contenitore. C'è di vari personaggi, io ho scelto Frozen, ma c'è anche i Baby Shark, che sono i piccoli squali, che è un cartone che ha successo ultimamente. C'è il coniglietto Bing, quel coniglietto tutto nero. C'è Dragon Ball, che guardavo addirittura io. Ci sono le Baby Rock, non so come si chiamano. C'è Minecraft, le principesse, Peppa Pig, Minnie, Sonic, Super Mario Bros e Topolino. Quindi ce n'è un po' di appunto vari personaggi che sono adatti un po' anche a tutte le età. Questo set, secondo me, oltretutto su questa pagina troverai anche, volendo, le tovagliette. Ti danno dei set di tovagliette dei supereroi o delle principesse, comunque sia si può fare l'abbinamento, o se no comprare o solo il set di merenda a pranzo o solo le tovagliette. A me piace perché appunto se uno va a scuola, se esce al parco, se va anche a casa di qualche amichetto, io li utilizzavo. La bottiglia no, perché andavo prevalentemente sempre a casa di altre persone,
A scuola avevamo ancora le bottiglie, quelle grandi da 1,5 litro, 2 litri, che utilizzavamo tutti e semplicemente ci portavamo da casa il bicchiere. Però i contenitori li utilizzavo quando andavo dai parenti, quando uscivo con gli amici, anche al pomeriggio che andavo a giocare, mi mettevo le merendine, il panino, quel che era nel contenitore. Addirittura ne avevo anche più di uno perché mi portavo magari o più tipi di merendine o mi portavo anche tipo un contenitore con tutte le caramelle. Io lo trovo utile perché evita di schiacciare tutto quello che ti porti. Questa è plastica, ma comunque sia di solito i bambini, se portano il panino, di solito è fasciato nella carta proprio perché poi hanno bisogno di un qualcosa per pulirsi. Se portano lo stesso anche magari qualcosa di dolce, idem. Se portano prodotti confezionati, hanno la loro confezione, quindi non c'è il problema che il contenitore si rovini. E poi è un prodotto che non viene usato per tantissimi anni, quindi secondo me ne vale la pena. Io avevo regalato qualcosa di simile ai miei cugini e lo utilizzavano tanto per andare all'asilo. Quinto e ultimo prodotto, questo qua è stato un po' una scoperta, diciamo che può essere sostenibile e penso anche che possa essere adatto un po' a tutti, e sto parlando della casetta per insetti in legno. Questa qua è praticamente un hotel diviso su più piani per varie tipologie di insetti. Qui fanno vedere la parte della punta, ci andranno poi non so in preciso come si chiamano, ma io le chiamo forbicine, che sono quegli insettini che hanno dietro tipo le pinzette. Poi nella parte sottostante le api, in quella centrale le farfalle e dai lati invece, sempre dalla parte centrale, di nuovo le api, e in fondo dove ci sono le pigne ci vanno degli altri tipi di insetti. Allora, delle coccinelle sicuro, mentre gli altri con le ali lunghe non ho idea di cosa possono essere. Non so se sono le formiche volanti, roba del genere. E soprattutto in questi ultimi anni ne abbiamo bisogno perché io mi ricordo da piccolo c'erano tantissime coccinelle, io ho il giardino e c'erano tantissime coccinelle. Negli ultimi anni sono rare e quelle rare che vedo non sono neanche così belle rosse come erano una volta, quindi secondo me è una cosa molto carina, sostenibile, che ti fa tenere anche all'ambiente, ed è bello se condividi questo pensiero anche con un bambino perché lo fai approcciare a questo mondo, magari se gli piacciono già gli insetti o comunque riesce a conoscerli, a capire come vivono, ma poi dovrebbero anche arrivare. Non credo che proprio questa li attiri, ma si potrebbe sempre fare in combo quelle confezioni di semi di fiori che attirano api, coccinelle, tutti questi insetti qua, perché con quei fiori lì e questa casetta potresti contribuire alla riproduzione e quindi alla salvaguardia di queste specie. Aggiungo ancora un sesto regalo proprio che mi è venuto sul momento. Non ti metterò nulla di link o quant'altro, proprio perché è una cosa che si può fare più anche vicino a casa. Parlo del fatto di regalare qualcosa, ovviamente, da mangiare, qualcosa di commestibile che può essere particolare o no, non è detto. Forse bisogna conoscere un pochino la persona. Penso che è un regalo che comunque, ad esempio, si possa abbinare, ad esempio, al libro di cucina. Quindi, in questo caso, essendo vegana, si può abbinare un barattolo di vetro con all'interno della frutta secca che dura nel tempo, quindi non si ha troppa
troppa problematica della scadenza, ma che lei utilizza molto per le sue ricette, quindi potrebbe essere anche bello quello. Il contenitore di vetro, puoi acquistare qualcosa che più ti piace, ma puoi anche tranquillamente riutilizzare un barattolo della marmellata. Basta dipingere il tappo esternamente solo, ma internamente, e poi lo si riempie della frutta secca con o senza guscio a seconda, ma io ti consiglio sempre quella con il guscio se lo trovi, e puoi regalare quello o se no qualche altro tipo di alimento. O in alternativa, cosa che vorrò fare io, ma devo vedere se riesco con i tempi, io ho acquistato questo barattolino qua in vetro, fatto in modo esagonale, carino, e l'ho pensato per del tè o comunque una tisana, perché lo vorrei regalare, quindi basta andare in erboristeria, ti danno la tisana o il tè sfuso, chiudo, metto un piccolo segnapacco e il regalo è già terminato. Può essere un pensiero un po' per tutti, può essere un regalo da abbinare ad altro, lo puoi fare anche con delle spezie che possono essere basiche o particolari. Anche questo riguardo all'alimento è un regalo secondo me un pochino più universale, e quindi te lo volevo consigliare. Direi che questa strana guida è completata, è finita. Questo patimento te lo faccio terminare qua. Ho parlato infinito di tempo, non so quanto verrà lungo, va bene. Comunque sia, ripeto, in descrizione hai tutti i link di tutto. Se hai qualche consiglio o suggerimento, scrivimelo qua sotto nei commenti. Se sei un nuovo iscritto o non iscritta, lasciami un saluto che ti do il benvenuto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche per non perderti le mie prossime pubblicazioni. Ci vediamo domani con l'ultima guida ai regali di Natale. Bye!